Una ragnatela che avvolge tutta l'Italia da sud a nord e senza esclusioni. È la Rifiuti S.p.A., l'impresa che non esiste ma dalle dimensioni rilevanti. Un network del malaffare dove interessi privati e attività criminali si intrecciano, tracciando una mappa del business chiamato traffico illecito di rifiuti. E se è vero che solo nelle quattro regioni del sud Italia, tradizionale presenza mafiosa, il mercato dei rifiuti illeciti ha registrato profitti per quasi 25 miliardi di euro nel solo 2004, altrettanto vera è quella che viene definita l'ecomafia Devolution, il graduale spostamento, cioè negli ultimi due anni, dei traffici verso il centro-nord. Il rapporto ecomafia di Legambiente di quest'anno fornisce l'ultimo dato disponibile sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti in Italia. Si parla di 2002 e di 14,6 milioni di tonnellate prodotte di cui non si ha più traccia. La pratica delle discariche abusive è quella più rilevante, ma i rifiuti sono anche bruciati, sepolti o trasformati, diventando comunque letali per la nostra salute. Allora, un problema di cui non si trova soluzione? Come mai? Perché? Il traffico illecito dei rifiuti è un'attività che interessa molto alle organizzazioni criminali, sia di stampo camorristico che non. Quindi laddove c'è possibilità di fare business con profitti ingentissimi, le organizzazioni criminali hanno un grande interesse. Senta, ci aiuta in poche parole a capire perché è così grande il business dei rifiuti? Che cosa succede? Perché ogni anno nel nostro paese si producono 97 milioni di tonnellate di rifiuti e la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie ha accertato che il sistema impiantistico, le aziende, gli impianti che consentono lo smaltimento lecito riescono a dare una risposta soltanto per il 60% di questo quantitativo che si produce ogni anno. L'altro 40% necessariamente prende vie non conformi a quello che è il dettato normativo ed evidentemente questo 40% rappresenta un settore economico di grande appetito per le organizzazioni criminali. Per assurdo quindi è una attività illecita già scritta nei numeri, già scritta nella realtà. Non c'è una risposta strumentale e impiantistica a monte, ben difficilmente le attività che fa la magistratura e le forze dell'ordine possono risolvere il problema, anche perché non sono istituzionalmente deputate a risolvere il problema. Asse Mediano, poco più di 40 chilometri di strada che collega Nola a Villa Literno. Siamo a cavallo delle province di Napoli e Caserta. È terra di ecomafia, lo dicono le inchieste, i sequestri e le sentenze dei tribunali. In pochi anni la camorra era riuscita a trasformare i rifiuti riversati illecitamente in quest'area in un grande business. Rifiuti tossici prevalentemente portati qui lungo l'asse nord-sud, seppelliti e ricoperti da metri cubi di mattone. Negli ultimi due anni qualcosa è cambiato. La terra delle ecomafie è diventata la terra dei fuochi, un fenomeno malavitoso più sottile, ma altrettanto remunerativo e terribilmente pericoloso. Le immagini si riferiscono alle campagne di Casoria. Con i volontari delle guardie zoofile individuiamo un incendio. A pochi metri ci sono i cantieri della TAB, i palazzi sono vicinissimi. Quello che brucia sono balle di stoffa, il fumo è nero, l'odore nauseante. Scaricato dai camion durante il giorno, questo materiale viene dato alle fiamme di notte, producendo diossina che ricade su tutto quanto viene lavorato nei campi. Ma il tiro si alza e questo rogo diventa poca cosa rispetto a quello a cui si riferiscono le immagini. Siamo lontani dall'asse mediano, siamo in uno dei tanti crateri alle pendici del Vesuvio, nel comune di Ercolano, e i vigili del fuoco hanno impiegato 6 giorni e 6 notti per domare le fiamme provocate da tonnellate di balle di stoffa, una montagna fumante. Ma non è solo la diossina a preoccupare chi in queste zone ci vive e lavora. L'illegalità è anche quanto documentato a Villa Literno, proprio sotto l'asse mediano. Una discarica abusiva, una delle tante di questa zona. C'è materiale di risulta, ci sono pneumatici, c'è l'Eternit, in pratica c'è l'amianto. Dietro questo pilastro, un piccolo allevamento di bufale. Siamo sui regi lagni di epoca borbonica, in queste acque viene riversato di tutto, come di tutto viene bruciato a Giuliano, ad Afragola, a Casalnuovo, ad Acerra, a Marcianise, nulla cambia, materiale plastico, gomma, polistirolo, persino residui di pellame, l'industria dell'illecito non conosce limiti.
Questa è una villa sequestrata negli anni Ottanta al clan camorristico dei Moccia nel comune di Caivano. Ora è un deposito di pneumatici, combustibile ideale per chi vuole bruciare illecitamente qualunque cosa. E poi ci sono i residui industriali, le polveri grigie abbandonate nei terreni a Grazzanise, un sequestro a pochi metri da un allevamento di bovini. E poi tanto materiale inerte, le continue bonifiche dei comuni risultano inutili, non si fa tempo a liberare l'area che subito viene riempita nuovamente, a costi altissimi per la comunità. E la malavita continua a fare affari con i rifiuti, le inchieste delle procure vanno avanti, l'impatto ambientale che le discariche hanno sulla popolazione di queste zone è devastante, da queste parti si muore di tumore più facilmente. Il tentativo che è stato fatto fondamentalmente da un gruppo di lavoro che per la prima volta si è strutturato in Italia, fondamentalmente coordinato dalla Protezione Civile, dove c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, noi come ARPA Campania, il CNR di Pisa, cioè un gruppo di lavoro che si è strutturato proprio per cercare di analizzare questo rapporto tra l'ecosistema ambiente con le sue anomalie e gli esiti sulla salute umana. La Campania è stata scelta proprio da questo gruppo di lavoro come unica regione in Italia dove sperimentare un modello di analisi su queste situazioni. Che avete riscontrato finora? In una serie di aree, in particolare l'area del nord della provincia di Napoli, nord ovest e di sud-est della provincia di Caserta, sono state identificate, diciamo, delle zone dove ci sono degli eccessi di queste anomalie della salute umana, in particolare su questi due indicatori, i tumori e le anomalie congenite. Si sa dall'oncologia sperimentale che quando animali di esperimenti vengono messi a contatto con sostanze tossiche ripetutamente, come la diossina, che è quella che è più riconosciuta come inquinante ambientale dovuto allo smaltimento dei rifiuti, particolarmente dei rifiuti tossici, questi determinano l'insorgenza di tumore negli animali. Quindi si può esprimere un nesso diretto fra un inquinamento ambientale da sostanze cancerogene e l'insorgenza di tumori in una certa popolazione. Il problema è che la popolazione non avverte specificamente questo aspetto, perché il processo è molto lento, possono passare anni dall'esposizione all'insorgenza di un tumore o, se non un tumore, anche una malformazione genetica che può essere della madre, può essere trasmessa ai nascituri e così di conseguenza. Per cui questo è un problema che la popolazione normale non avverte in maniera forte come un problema immediato per la propria salute. A destra, le gru del cantiere del termovalorizzatore della FIBE, la società che gestisce tutto lo smaltimento dei rifiuti in Campania. A sinistra, invece, c'è l'area industriale di Acerva e in mezzo adesso sono 250-300 pecore, 1300 sono dichiarate morte, ce l'ho qua, da parte dell'ASL E perché sono morte? Diossina, 51 picogrammi di diossina sono stati riscontrati nel latte. Che la legge consiste in 3 picogrammi in un litro di latte. Dopo che sono state fatte le accertamenti, è uscito il 51 e abbiamo bloccato tutto e non abbiamo venduto niente. Ho capito, ma sono anni e anni che esistono, quindi sono anni che contaminano. Ma non è colpa nostra, perché noi abbiamo il servizio dei veterinari, noi abbiamo il servizio dell'ASL che vengono sempre sui nostri greci. E dipendeva da loro vedere questo problema, se le pecore erano inquinate o no. Ah, Seveso? Il fatto delle scorie nucleari, sono stati riscontrati 37 picogrammi di diossina e si è bloccata mezza Italia. Questa è la rimanenza del mio gregge, dovevano essere minimo 100 kg, sono pecore di 30 kg. Se ne viene la lana, guardate là, è un peccato. Comunque sono 2 anni che sto chiamando la WWF per vedere un po' questa situazione. Ma perché non si abbattono questi capi se sono sì, così? Anche noi abbiamo cercato l'abbattimento. Quindi voi volete l'indennizzo economico? È l'economico, eravamo padroni di un capitale, ma un capitale grande. Adesso siamo tutti disoccupati e pieni di debiti. Che scommi figlio!
Stiamo andando a casa sua. Perché? Perché noi abbiamo tre agnelli deformi che sono nati in questi giorni, non li abbiamo denunciati perché il CNR di Pozzuoli già ce n'ha 23 e ancora dobbiamo avere risposte da 2 anni. E quindi questi sono nati deformi? Deformi. E a mostra. Sono dei mostri. Di mostri. Questa è malformazione genetica. E che... ho paura se i miei agnelli nascono così, la popolazione come potrà aiutarsi? L'occhio c'è lo sotto qua. Sotto l'orecchio. Sì, qua, nella gola. Alla gola. Resto impietrito davanti a questa scena. Non riesco ad interrompere il racconto di padre e figlio. Questo c'ha la faccia, vedete, come un coniglio. C'è l'allungata con i denti così. Sono pieno di dubbi e loro, come se mi leggessero nel pensiero, scongelano i mostri. Il muso non mi sembra quello di una pecora appena nata. Sembrano cumuli di sabbia. Sono scorie di fonderia, le più nocive. Accanto ci sono terreni coltivati, insalate e alberi di pesco. Allora, la zona sotto sequestro qui è praticamente questa strada. Da questo lato del fiume e dall'altro lato. Per circa 1 chilometro. Lo vedete quel numero, il numero 10? Questo vuol dire che da qui fino lì, fino al ponte, dove ci sono quei mezzi, l'ARPAC ha censito 10 cumuli di sostanze altamente nocive. Piombo, alluminio, rame, zinco in valori altissimi e pericolosissimi per la salute umana. Sono finiti in carcere in 16. 18 sono stati denunciati. Il processo è in corso. 500.000 chili di scorie in appena 21 giorni. Ma da quanti anni lo facevano? È il numero 7. Siamo nel Napoletano. Mi sposto di qualche chilometro e vedo altre scorie, a destra e a sinistra della stradina sterrata, tra gli ulivi. Ma voi che coltivate? Ortaggi. Ortaggi? Con i veleni? Ma ho capito, ma lei lo sa che questo è tutto veleno? Il comune di Acea lo sa. Chi lo viene a raccogliere l'olio? Il comune di Acea lo sa. I carabinieri lo sa. E dove stanno i carabinieri? Ho capito. Ma così... Scusate, noi dobbiamo seminare qua. Non seminiamo. Sentite, grosso modo, oggi, purtroppo, chi prima e chi dopo, ci abbiamo tutti quanti disgrazie in casa. Tutti quanti. Tumori? Tutti quanti. Io ne ho avuto due. Due tumori? Due. Nella sua famiglia, sì, stretta. Mia cognata e mio fratello. Mio fratello è stato dimesso 8 giorni fa. I signori che ci comandano, dove stanno? Dove stanno questi signori? Cioè, non deve seminare, risolve il problema. Cosa dobbiamo fare? A chi ci dobbiamo rivolgere? Ma è tutta così questa regione. Sì, io non semino. No, cioè, io dove vivo? Cioè, dove vado a mangiare? Dove che mangiavo? We'll be right back.
Ed eccolo il pozzo con cui irriga il campo. L'acqua è a soli 5 metri. La usano da sempre quest'acqua, anche se sanno che è un'acqua a rischio. I cumuli di scorie sono lì da anni e nessuno li porta via.